Non conosce ostacoli la marcia del San Nicola da Crizza, che con un secco 4-1 passa sul campo del Real Montepaone e rimane con i 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che oggi è la Virtus Rosarno. Virtus Rosarno che ha vinto 3-0 in trasferta contro il Prasar e ne approfitta del pareggio di sabato ottenuto dalla Borgia sul campo del Badolato per sorpassarlo e portarsi in seconda posizione in classifica, lasciando al Borgia la terza posizione. Si avvicinano anche San Calogero Calimera e Chiaravalle, che si portano rispettivamente a 40 e a 39 punti, anche con le vittorie del San Calogero 3-1 sul Gasperina e del Chiaravalle anche qui un 3-1 sul Città di Guardavalle. Quindi un campionato che resta all'insegna di questa imbattuta capolista. Ricordiamo, l'unica squadra a non aver perso ormai su tutti i campionati, visto che domenica scorsa aveva perso il Catanzaro a livello professionistico, e quindi questa squadra rimane l'unica ormai ad essere imbattuta. Per quanto riguarda i gol, segnaliamo quelli tra Badolato e Borgia, un alternarsi tra il gol di Cosentino del Badolato, poi il pareggio di Tarzia, ancora in vantaggio la squadra di casa con Ritano e il pareggio definitivo di Pilò con un calcio di rigore. Mentre invece il San Nicola, per quanto riguarda la sua trasferta, a Nicolovici aveva segnato in apertura, poi c'era stato l'autorete di Vallone per l'1-1, ma poi ci avevano pensato lo Iacono, Patania e Iamè a portare il 4-1 sul San Nicola da Crissa. Doppietta di Zaffino e gol di Mauro. Per quanto riguarda il Chiaravalle, di Panaia il gol del Guardavalle. E per quanto riguarda l'ultima, San Calogero Gasperina, dicevamo le reti di Monteleone, quello del 94 di Grillo e alla fine anche di Pisano, inframmezzato dal rigore di Truglia per il Gasperina. 1-1 definitivo e finale per quanto riguarda Academy Girifalco e Nuova Valle, e 2-0 del Real Pizzo contro il Martelletto Settingiano. Quindi anche qui in coda dobbiamo segnalare, la Nuova Valle rimane, anzi conquista un altro punticino e va a 5, l'Academy Girifalco, e questo qui era una partita per vedere chi delle due deve rimanere o purtroppo rimarrà ultima in classifica e quindi sarà retrocessa direttamente con l'Academy, che adesso è a 7 punti, non è riuscita a sbarazzarsi della Nuova Valle. 9 punti per il Real Meleto, ma qui dobbiamo dire che secondo noi, o perlomeno quello che dice la classifica, un solo play-out per il momento verrà fatto tra Rombiolese e Real Meleto, perché il Martelletto ha 18 punti e quindi ha già gli 11 punti di vantaggio sulla penultima in classifica.